due vittorie consecutive nelle ultime due gare, chissà che non sia l'inizio del famoso filotto tanto auspicato. Sì, beh, due vittorie importanti contro due squadre che comunque puntavano a fare punti per i loro obiettivi. Una vittoria importante perché era in trasferta, quindi la mia prima vittoria in trasferta. Siamo contenti, adesso abbiamo una partita difficile contro una squadra che ha giocatori importanti, quindi cerchiamo di prepararla il meglio possibile questa settimana. Questo ruolo mi sto trovando bene, anche perché comunque l'assenza di Grillo c'era bisogno di giocare là, quindi mi sono messo a disposizione del mister. Adesso Grillo è tornato, ci darà il mister. Tra l'altro sabato hai anche fornito l'assist dell'1-0 di Ferretti. Contento perché comunque ho fatto un assist, quindi sono contento, però l'importante erano i 3 punti. Sappiamo che possiamo migliorare, questo sicuramente. Sappiamo che a Piacenza non abbiamo fatto una grandissima partita a livello del gioco, però sono stati 3 punti fondamentali. Adesso, soprattutto in questo momento, in questa parte del campionato, i punti sono la cosa più importante. Tu hai vissuto un Pavia di circa 10 anni fa in cui c'erano Valdifiori, c'era Veronese, c'era Nania in porta, c'era Acerbi e nonostante una cosa del genere, insomma, andò malissimo, tu segnasti 2 gol. Che ricordo hai? Tante differenze perché qui sono già giocatori affermati, quindi era il mio primo campionato in Lega Pro, è andato così così, anzi male per il Pavia, male per me, e dispiace ancora per quella retrocessione, però è così, il calcio è questo, sono contento che adesso il presente del Pavia è un altro e siamo contenti, quindi sono contento di essere tornato e di fare il meglio possibile, di essere comunque sempre di far bene per questa società. Sei ancora in ottimi rapporti con Valdifiori, insomma, che vi sentite, no? Mi pare, come, che ricordo hai di lui in quell'esperienza qui a Pavia? No, un bellissimo ricordo, anche perché poi l'ho avuto anche l'anno dopo a Legnano, sono stati 2 anni insieme ai compagni. Un bel ricordo e sono contento per lui. Cosa ti ha spinto a rindossare questa casacca? Ambizione societaria, ambizione della squadra, comunque sono contento che mi hanno portato qui, sono contento che hanno creduto in me, che stanno credendo in me, quindi farò di tutto per essere all'altezza, questo sì.